Oh, 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 da quanto non tornavano le gustose toppettine storiche di misteri, oggi teorie del complotto piuttosto stravaganti, ma alcune, devo ammettere, mio malgrado, perché lo sapete che io non è che creda molto in queste cose, però piuttosto interessanti, devo dire, soprattutto su un paio di persone. Potreste averle sentite, magari no. Comunque, facciamo un tuffo nel passato più oscuro. Prima di incominciare però, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per rimanere aggiornati su tutte le prossime top 10. Se volete fate un salto anche sulla playlist storia che trovate qua in fondo, ve la lascio per avere tutta quanta la bacchechina. Alla numero 5 abbiamo il mefistofelico raggio della morte di Tesla. In realtà non c'era nulla di mefistofelico in Tesla, era solo che era bello dire mefistofelico e raggio della morte nella stessa frase. Scusate, il nostro buon Nicolone, deceduto nel 43, come sapete, fu ingegnere e inventore di un sacco di cose, da nomi troppo complicati, e soprattutto la corrente alternata, che chiaramente rivoluzionò il mondo come lo conosciamo oggi. Un po' genio, un po' visionario, un po' incompreso. Tra i suoi progetti spiccano anche idee molto pittoresche, direi, come il raggio particellare della morte Teleforce, che sembra una cosa che potrebbero dire in Star Trek, ma siccome nel 1900 erano tutti piuttosto paranoici, giravano voci di questa supposta arma a ioni canalizzati in grado di devastare flotte aeree a chilometri di distanza. Arma di dubbia esistenza, ma Tesla stesso fu uno dei vari inventori che, dopo che saltò fuori questa diceria, dissero: una morte nera portatile? Ma certo, ne ho una in cantina, l'ho inventata, è vero? Guardate! E la propose al Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti, senza successo però, venendo bollata tutta quanta come fuffa. Alla sua morte, tuttavia, i documenti riguardanti il progetto vennero distrutti o semplicemente scomparvero, probabilmente trafugati. Il che fece pensare a molti che in effetti un fondo di verità, requisito dagli agenti governativi, ci fosse. Ma certo, a quest'ora direte, qualcuno l'avrebbe già testato se fosse poi stato costruito, quantomeno per curiosità e farsi due risate. Voglio dire, un raggio della morte, chi non lo userebbe subito? E alla numero 4, la morte non morte, non c'entrano raggi, stavolta di John Dillinger, celeberrimo rapinatore gangster degli anni 30-20. Non c'è una banca del Texas o dell'Illinois, o in effetti di tutto quello che c'era tra Texas e Illinois, che non si vide puntare contro le pistole della sua banda. In anni piuttosto turbolenti negli Stati Uniti, la sua fine comunque la trovò appunto in Illinois, a Chicago, dove si era nascosto per far calmare le acque e far perdere le sue tracce dopo un colpo. Ma, venduto dalla donna in rosso, una delle sue complici, fu freddato senza troppe smancerie né complimenti da un pugno di agenti dell'FBI fuori dal Biograph Theater. Oppure no? Sì, perché il cadavere destò sospetti sulla sua identità. Ok, Dillinger si era sottoposto a una plastica facciale, quindi era piuttosto diverso da come ci se lo aspettasse, ma il tizio era davvero molto diverso, secondo i pochi giornalisti presenti che lo videro. Il medico legale, tra l'altro, confermò una differenza palese e ingiustificata nel colore degli occhi, da marrone a blu, e dopo questa notizia fu zittito, e sembra proprio che l'FBI volesse a tutti i costi in realtà cavarsela dicendo: sì sì, che è Dillinger, certo, siamo stati noi, dopo aver ucciso la persona sbagliata. Non solo, la famiglia stessa del gangster chiese di riesumare il corpo del morto per verificarne l'identità, ma la richiesta fu scartata senza ragioni valide. Che Dillinger sia ancora a piede libero? Non penso, per avrebbe tipo 140 anni, credo. Beh, magari. Alla numero 3, la regina Elisabetta o il regino Elisabetto? Non sto parlando della nostra, eh. Lei quanti anni ha? Lo sa qualcuno? Tipo 370? Vabbè, comunque ci seppellirà tutti quanti, ma seppelliti invece con la regina Elisabetta prima, figlia di Enricone VIII, furono i suoi segreti sulla possibile diversa identità. Sì, perché, e non pochi, credono che la regina possa essere in realtà deceduta da piccolissima nel villaggio di Paisley, dove si era rifugiata con la governante per stare al sicuro dalla peste che stava dilagando nel 1540. Allora, la governante, per evitare le ire di Enricone, che sapete era un tipo un po' particolare, elaborò un piano folle per sostituirla con un ragazzino che trovò nel villaggio di stessa corporatura ed età, addestrandola a comportarsi come una ragazzina prima di tornare a corte ed evitare di essere giustiziata. Cosa? Teoria alla quale però credette anche Bram Stoker, lo scrittore di Dracula, che scrisse anche un mini trattato a riguardo con supposte prove a favore, che erano la sua costante astinenza sessuale e il non aver mai avuto un consorte, il portare parrucche giganti costantemente, ma le portavano tutti quanti, delle gorgiere enormi, gli svolazzi quelli al collo, no? Per nascondere un pochino il volto e la parte inferiore, che magari rivelavano un po' di mascolinità, ma le portavano tutti quanti, e tutto questo appunto per non far capire che era un uomo.
Devo dire che c'è del suo fascino dietro questa teoria, però. E alla numero 2, Nerone, che a quanto pare dette fuoco a Roma, però non si sa se è vero. Nel 64 d.C. Roma prese fuoco, lo sapete, ma prese fuoco bene bene, in modo dolosissimo, questo è accertato, visto che l'incendio si spense e poi magicamente però riprese a divampare e il fuoco si sparse in fretta ovunque. C'era insomma lo zampino di qualche zuzzurellone dietro, era ovvio, e la storia fa la sua parte sul teorizzare chi. Come noto, il primo indiziato del complotto è Nerone, quel burlone dell'imperatore che pare fu visto dai paparazzi sul balcone di casa a ballare, suonare e urlare Forza Lazio. Ora, in realtà i motivi di Nerone, se fu lui a promuovere da eminenza grigia la cosa, sono piuttosto foschi. Alcuni dicono che volesse un po' di spazio per costruire la Domus Aurea, e la Madonna, mi sembra certo un metro un po' eccessivo. Alcuni che volesse trarre ispirazione dalle urla e le fiamme per la città per una sua canzone sulla caduta di Roma, che mi sembra una motivazione anche più logica, direi molto poetico. Altri che volesse soltanto veder bruciare il mondo prima che lo dicesse il Joker di Nolan. Allora, sembra tutto molto sciocco, direte voi, in effetti lo è. Perciò chi meglio, disse Tacito allora, dei terroristi cristiani a cui dare la colpa? In realtà Tacito non sa bene anche lui contro chi puntare il dito, ma certo questi cristianucci invasati li dipinse molto male. Alcuni dicono tra l'altro che furono forse pagati da Nerone dei piromani per dare fuoco alla città, per poi far quindi ricadere la colpa su i cristiani e poterli crocifiggere. Insomma, è alla numero 1 una persona mai esistita, William Shakespeare, il vecchio zio Billy. Se siete fissati col buon Will come me, avrete ormai imparato a memoria nozionistica quantomeno la quarta di copertina di ogni libro con le sue opere, ossia William Shakespeare, nato nel 1964 a Stratford upon Avon e bla bla bla. Peccato che non si chiamasse né William né Shakespeare, non fosse il 1964, e forse complotta tu che complotto anch'io, ma le teorie, per quanto bislacche, sono interessanti anche stavolta. In effetti ci stanno ben poche prove pure a favore della supposta esistenza di Shakespeare, quindi. In molti ritengono che un vocabolario disumanamente ampio come il suo e ben utilizzato con tutto quello stile non possa andare di pari passo con la vita modesta e gli studi bassi condotti da William, il cui livello culturale era enormemente inferiore rispetto a quello palesato nelle sue opere. Non solo, il suo nome Shakespeare non è costante nei suoi scritti, nel senso cambia in spelling e forma spesso con un trattino tra Shakespeare, trattino che era utilizzato tantissimo in ambito letterario nella creazione degli pseudonimi, unendo due paroline, per esempio Tom Tell Truth e altri nomignoli così. Molte altre prove minori inoltre porterebbero quindi, con un'analisi del vocabolario e raffronto con altri scritti di autori importanti dell'epoca, a pensare che Shakespeare fosse soltanto un prestanome. Ma perché però? Non si capisce. Alcuni dicono che il vocabolario sia molto simile a quello utilizzato da Francis Bacon e che quindi possa essere lui. Molti altri pensano possa essere Marlowe, ma certo Marlowe scriveva in stile completamente diverso, quindi, come disse, se non erro, Woody Allen una volta, un aforisma suo molto divertente: se Marlowe ha scritto le opere di Shakespeare, chi ha scritto le opere di Marlowe? Giustamente, perché sono completamente diverse, no? La morale della favola fondamentalmente è: chi se ne frega, nel senso, ringraziamo che semplicemente qualcuno abbia scritto questi capolavori e basta.